Continuiamo con altri esempi. Questo è sempre un calibro decimale, si riconosce dal fatto che il nonio è diviso in 10 tacche. La scala principale è tarata in centimetri, quindi qui dobbiamo leggere 50, 49, 48 mm. Dove cade lo zero del nonio? Cade appena dopo il millimetro 48. Quindi scriviamo 48, virgola, e la tacca che si allinea meglio è la prima, quindi 48,1. Infatti abbiamo detto che lo zero del nonio cade appena dopo il millimetro 48, infatti è 48,1 mm. Scriviamo quindi il risultato della misura come 48,1 mm più o meno 0,1 mm, oppure più sinteticamente 48,1 più o meno 0,1 mm. L'unità di misura è sempre millimetri. E nel caso del calibro decimale l'incertezza è sempre 0,1 mm, un decimo di millimetro. Vediamo anche che questo calibro, oltre alla scala inferiore, che è quella che dobbiamo guardare noi, che è tarata in centimetri, millimetri, anche la scala superiore, che è la scala anglosassone, che è tarata in pollici, inches. Quindi qua per esempio sono due pollici. Però noi la scala anglosassone non la dobbiamo guardare mai, sempre la scala inferiore, che è quella del sistema internazionale. Altro esempio, anche questo è un calibro decimale, perché il nonio è suddiviso in 10 tacchette. Anche qui c'è la scala in millimetri, centimetri, e la scala in pollici. Andiamo a vedere lo zero del nonio. Qui c'è 4 cm, sono 40 mm, 41, 42, 43, quindi cade fra il 43 e il 44 mm. Quindi scriviamo 43, virgola, e vediamo che siamo quasi a 44. Andiamo a cercare la tacca che si allinea. Quella che si allinea meglio sembrerebbe la settima, questa qua. Quindi il risultato della misura è 43,7 mm. Ecco qua il risultato della misura. Ora, se uno legge invece 43,8 mm, perché ha l'impressione che l'ottava tacca si allinei meglio della settima, il risultato della misura non è comunque sbagliato, perché 43,8 rientra nel margine di errore. Infatti questo 0,1 mm d'errore vuol dire che la misura può fluttuare di uno 0,1 mm. Quindi anche 43,8 come pure 43,6 andavano bene lo stesso, perché rientravano nell'intervallo di incertezza di un decimo di millimetro. Al contrario, 43,5 mm andrebbe considerato sbagliato, perché non rientra in questo margine di più o meno 0,1 mm. Quindi, in altre parole, c'è una tolleranza, un margine d'errore che prevede l'oscillazione di più o meno 1 sull'ultima cifra. Quindi va bene 43,6 come va bene 43,8. Questa è la stessa misura di prima, in una fotografia appena diversa. Forse qui si legge leggermente meglio lo zero del nonio, 43esimo millimetro, 43 virgola, e poi qui forse si vede meglio che si allinea alla settima tacca, quindi virgola 7. Vediamo infine quest'altro esempio, fatto al computer. Vediamo che misura è. Intanto il calibro è decimale, in quanto il nonio è diviso in 10 tacche. Lo zero del nonio cade dopo il millimetro 15, quindi stiamo tra 15 e 16, 15 virgola. Vediamo anche che siamo più vicini al millimetro 15 che al 16. 15 virgola, e qui non c'è nessuna tacca che si allinea perfettamente, si allinea abbastanza bene sia la tacca terza che la quarta. Quindi possiamo scrivere 15,3 o 15,4 mm, vanno bene entrambe queste misure. Tanto poi c'è sempre l'incertezza di un decimo di millimetro, quindi 15,3 o 15,4 mm con l'incertezza di un decimo di millimetro.